Io e Giancarlo abbiamo una passione che ci accomuna. Amiamo Federico II di Svevia per la sua intelligenza, per il suo acume, la cultura, la lungimiranza e soprattutto per quello che ci ha lasciato. Vediamo. Puglia è una regione formidabile che offre a chi la visita splendidi paesaggi, un mare incontaminato e tanta arte e cultura. Dalle spiagge del Salento ai siti UNESCO come Alberobello, senza dimenticare gli splendidi edifici fatti costruire da Federico II di Svevia, che amò questa terra e le regalò monumenti di inestimabile valore. Cominciare dall'imponente e suggestivo Castel del Monte, fatto erigere nel XII secolo, che domina, con la sua imponente struttura ottagonale, il piccolo tratto della Murgia occidentale. Imponente, e dalla struttura simile a quella di Castel del Monte, era il Castello Svevo Angioino di Lucera. Poco resta di questo palazzo imperiale a base quadrangolare, ma è ancora visibile invece la fortezza che lo inglobò, eretta da Carlo I d'Angiò, con mura di cinta e due torri cilindriche, di cui è ristrutturata e visitabile la cosiddetta Torre della Leonessa o della Regina. Federiciano è anche il castello di Monte Sant'Angelo. Già fortificazione normanna, edificata su impianto difensivo di epoca longobarda, subì numerosi interventi di restauro per volere dell'imperatore, che qui soggiornò per alcuni anni durante le sue visite all'amata Bianca Lancia. Sempre con Bianca Lancia, il Puera Puglie visse anche nel castello di Gioia del Colle, che oltre a scopi difensivi fu adibito anche a dimora regale. Come non ricordare il Castello Svevo di Trani, uno dei luoghi più belli di questa splendida città e dimora prediletta di Manfredi, figlio di Federico II, che vi celebrò le sue seconde nozze con Elena De Piro. Imponente castello, purtroppo non visitabile, è quello di Vieste, a strapiombo sul mare, in cui l'imperatore soggiornò solo due volte. Merita invece senz'altro una visita il massiccio castello, chiuso da svettanti ed inaccessibili torrioni quadrangolari, che domina la città di Bari, il cui nucleo originario risale all'epoca normanno-sveva. Danneggiato nel 1156, intorno al 1233 Federico II lo restaurò e ingentilì, dandogli l'aspetto di una residenza. Ma quest'uomo, sto parlando di Federico II, non ha vissuto tantissimo, ha vissuto poco, ma un grande genio, ha fatto tante cose, tra cui anche questo castello. Sì, ha fatto non solo questo castello, ha fatto una rete di castelli diffusi per tutta la Puglia che ha vario carattere, con l'idea di controllare il territorio, castelli a mare e castelli di terra. Nel guardare le pietre di questo e anche degli altri castelli mi rendo conto che oggi non sono capaci ad edificare, perché come edificavano una volta, diciamo che è bellissimo vedere sia l'interno che l'esterno di questo castello, ma anche Castel del Monte, anche il castello di Barletta, quello di Trani, non ci dimentichiamo, è meraviglioso. Ognuno ha delle caratteristiche e delle peculiarità, però la cosa che va tenuta sempre da conto è che i castelli non nascono dall'oggi al domani, nascono con delle motivazioni specifiche che normalmente sono legate alla difesa del territorio, su delle roccaforti o comunque su altre testimonianze. Anche questo castello ha dei reperti che risalgono più o meno all'Ottocento, nella parte degli scavi ci sono, si possono ammirare. Il punto è che le esigenze di vita cambiano, le esigenze di difesa dall'esterno cambiano e quindi questi castelli man mano crescono. Tanto vero che tutta la parte bastionata è successiva, ma perché le tecniche di guerra sono cambiate e si sono modificate. Ma
anche Brindisi fu città federiciana. Qui infatti l'imperatore fece costruire un edificio a pianta quadrangolare, con torrioni angolari, circondato da un fossato. E restiamo ancora in provincia di Brindisi per ricordare il castello di Oria, che aveva invece uno scopo unicamente difensivo, con la grandiosa e scenografica costruzione triangolare che ingloba la massiccia torre quadrata. Altro luogo importante è il castello di Barletta, dove nel 1228 l'imperatore tenne la famosa dieta prima di partire per la crociata. Risalente ad epoca normanna, riporta simboli iconografici svevi come l'aquila imperiale che stringe tra gli artigli una lepre, scolpita nelle lunette di alcune finestre. Fu eretto ex novo, invece, il castello di Gravina, opera dell'architetto e scultore fiorentino Fuccio, destinato ad essere un ritrovo di caccia con annesso un parco per uccellagione ed un lago artificiale, è a pianta rettangolare, con un muro di cinta di 3 metri di altezza. L'elenco sarebbe ancora lungo, visto che Federico pose la sua firma su circa 200 castelli, tra nuovi e già esistenti, ma bisognosi di ammodernamento e modifiche per poter meglio proteggerlo dai nemici. Oltre alla Puglia, lo Stupor Mundi fortificò tutto il sud dell'Italia, dalla Sicilia, passando per la Calabria, la Basilicata e la Campania. L'opera di Federico II, oltre a garantire al suo impero più protezione, ci ha lasciato una immensa fonte di storia. Federico II fu chiamato dai suoi contemporanei Stupor Mundi per la sua inestinguibile curiosità intellettuale. D'altronde, si dice che Federico II conoscesse ben 9 lingue e che fosse un governatore molto moderno per i suoi tempi, visto che favorì la scienza e l'economia. Egli non fu solo un uomo politico, ma anche un esempio ineguagliabile di uomo integrale. Re Federico morì nel castello svevo di Fiorentino di Puglia, in provincia di Foggia, la notte del 13 dicembre 1250, dopo aver sempre evitato Firenze per sfuggire alla profezia secondo la quale egli sarebbe morto nella città dal nome di un fiore.